Sono contenta perché finalmente è uscito il sole e soprattutto perché vado al battesimo di una mia nipotina acquisita e sono super contenta perché utilizzerò questa palette che mi ha regalato la mia amica, ciao Ro, grazie, appunto che ha questa margherita, quindi mi sembrava una cosa carina. Uso finalmente, la uso, ho già utilizzato questa palettina qui e volevo usare anche per questo giorno. E nulla di che. Praticamente ha una serie immensa, infinita di colori. Quindi adesso vediamo che cosa fare. Nel frattempo ho questo ditino sporchino perché ho usato le merviglie di Chanel che appunto illumina molto. Quindi volevo un trucco comunque soft. E quindi ho usato questo colore, l'ho spalmato con il dito. Prima però di cominciare, volevo dirvi come ho fatto la base. Niente, ho utilizzato Pup Aqua Light come sempre e il primer di Clarins, proprio perché vorrei che questo trucco durasse tutta la giornata. E quindi sì, ho fatto questa base, sempre la stessa oltretutto, quindi negli altri video si vedeva, ho detto ma sì, risparmiamo tempo e poi non facciamo annoiare le ragazze. E niente, adesso per creare la mia zona ombra ho applicato, scusate se io sto andando di corsa perché sono ovviamente in ritardo, lo 04 di Kiko, questo bellissimo color cioccolato con una serie infinita di brillantini dorati, che mi piace molto per creare sempre la famosa zona d'ombra, che bisogna ovviamente sfumare subito. E mi ero dimenticata. Perché se no, da qui non si spostano più. E quindi dicevo che oggi c'è appunto il battesimo di una nipotina acquisita. Sono troppo troppo contenta. Saranno uguali ogni volta? La domanda è quella. Comunque sì, con molta classe, un dito di qua, un dito di là. Sfumo bene i due colori. Ok, sì, in realtà vorrei appunto fosse giusto un'ombra. E poi da applicare su ovviamente gli ombretti. Sulla palpebra mobile userò, organizzarmi, il color beige chiarino che secondo me illumina molto e quindi mi piace l'effetto bon ton soprattutto a queste cerimonie. Lo metto anche sulla base o d'ombra marrone scuro perché come vedete già crea una mezza sfumatura. Che termini da professionista. E quindi niente, applichiamo questo bellissimo, direi, color champagne beigiolino molto molto luminoso ed è proprio carino e già abbiamo abbastanza il trucco sfumato, no? Quindi qui la parte chiara, qua un po' la parte più scura, ma non finisce qui perché io nella piega dell'occhio volevo applicare, non so bene come definirlo, è un rosino penso antico. Qual è? Questo qui. E sì, perché comunque, vabbè, sono vestita di marrone bel. Oddio, non so, questa maglietta più top, comunque. Mi piaceva molto, perché l'ho già utilizzato questo nella piega. E allora mi piaceva molto l'effetto. Quindi lo riproduco semplicemente. Poi a me capita, quando mi capita spesso che quando mi piace un trucco tendo a insistere e a riprodurre solo quello. Mi piace molto l'effetto. Perché è un rosino antico però che tende al salmone, rame. Però tutti questi ombretti di questa palette,
sono brillanti, quindi mi piace proprio che abbiano questo, questa capacità di rendere comunque il trucco brillante. E quindi, ma sì, direi che mi piace. Poi non voglio esagerare tantissimo perché appunto voglio rimanere soft. Quindi direi che come botta di colore questo può bastare. Anche perché ho già appunto creato la zona d'ombra con il matitone, quindi diciamo che non è tutto un colore, no? Si parte dal chiaro e poi insomma si ha il colore più scuro. Per rendere tutto tridimensionale. Ecco, una parola l'ho azzeccata. Anche perché, come potete notare, io ho il cerchietto un po' color ramato, vesciolino, insomma, cerco sempre poi di abbinare tutto, non so, io ho questa fissa pazzesca, non so, che può piacere, no, ecco. Magari uno non vuole star lì ad abbinare, non lo faccio apposta, proprio mi piace, quindi spesso mi venga naturale, ecco, non mi sforzo più di tanto, ecco, non pensiate a questo. E poi, invece di fare una riga d'eyeliner, che secondo me appunto renderebbe tutto molto più, non pesante, però insomma, costruito, diciamo così, cercherò un colorino un po' più scuro, però volevo un marrone scuro. E qui ci sono solo violetti, no, allora aspettate, perché oltretutto mi ero dimenticata. Essendo io una pasticciona ovviamente, e mi ero preparata la palettina della Lancôme per fare tutto il trucco, poi ho detto ma no, voglio utilizzare la palette, quella in forma di margherita, cioè che ha sulla margherita, adesso l'ho aperta, l'ho richiusa, ok. E qui c'è un bellissimo marrone scuro, opaco, e niente, con il pennellino di eyeliner, parliamo bene, di Essence, lo prelevo, semplicemente. È come se fosse appunto un eyeliner o una matita. Lo applico alla base dell'occhio. Però mi fermo qui perché ieri ho fatto una scoperta. Magari poi in realtà è da una vita che c'è, però io non l'avevo mai visto fare, non vado all'inizio, non parto qui, cioè lascio l'angolo interno, ce la farò, interno senza matita perché secondo me rende lo sguardo più ampio. Comunque, vabbè, tende a essere più aperto l'occhio, non so come descrivervelo. Perché ho fatto ieri il video, un anno su YouTube, e ho messo quel verde acido molto chiaro e ho messo la matita, però l'ho fatta partire proprio da qua. Ho lasciato giusto quest'angolo che vedete, sembra che l'occhio sia veramente molto grande. Apro lo sguardo, insomma, diciamo così, questa tecnica che non so se è una tecnica, che però mi è piaciuta. E ora la ripropongo. Per questo trucco, niente, io quando faccio la righina così mi piace, ve lo volevo dire, andare così all'interno che crea una specie di sfumatura, chiamiamola così. E comunque mi piace rendere leggermente più scura questa parte sopra le ciglia, definisce lo sguardo, ecco, quindi, però col nero secondo me sarebbe stato un po' pesante l'effetto. E quindi ho utilizzato un marrone scuro, un ombretto, si può usare anche un ombretto che fa la sua bellissima figura. E poi è anche più facile da mettere se si sbaglia, si può sfumare, quindi. Ecco, vedete, arrivo fino a qui. E basta. La virgoletta che sfuma lì dentro. Quindi sì, mi piace l'effetto. Direi proprio che
È carino. E quindi sì, sembra che l'occhio sia bello sveglio, carico. In realtà ovviamente sono riposata, è domenica, quindi mi sono anche alzata tardi. Non c'è nulla da essere stanchi. Però vabbè, insomma, tornando al trucco che sicuramente è più interessante, perché chi interessa se mi sono alzata presto o tardi, non lo so, prendo un altro pennellino da sfumatura che andrebbe lavato, però questo con le setole un po' più a punta, più definite, però che sfuma benissimo, e prendo un bianco. Mamma mia, quando ho queste palette enormi, io non so organizzarmi, sono una pana. C'è un bianco, fidatevi, c'è un bianco, lo vedrete. E lo prendo con questo ombretto. Davvero poco. Al massimo lo scaricate sulla mano. E comunque iniziamo, ecco, a metterlo sotto l'arco sopraccigliare. Un po' per smorzare, illuminare. Ha una serie di funzioni interessanti. Mi piace anche a volte scendere qui. Ok. Qui, basta. Si è fermata la frase. Mi piace scendere qui. E di qua faccio la stessa cosa. Ovviamente è più illuminata dal sole questa parte, quindi mi sembra più truccata. Questa rimane più in ombra e non riesco a capire come al solito. Vabbè. Mi accorgerò. Che ne dite, vi piace? Poi io al massimo lo aggiusterò dopo nelle mie stanze segrete, senza telecamere e null'altro. Ora, siccome questa palette ha anche un gloss, anche molto carini e luminosi, però io volevo usare il mio Chanel perché poi lo porterò dietro, portarmi dietro tutta la palettina, sinceramente non so quanto, cioè non è enorme, perché poi ho la valigia, non ho una borsa. Però vabbè, preferivo usare questo di Chanel, lo 01 Rouge Allure, delicate, vabbè, ok. Questo bellissimo nude che sta per finire, non è che ce l'ho davanti. E quindi lo mettiamo, non perché gli occhi siano così carichi, ma solo perché anche sulle labbra voglio rimanere delicata. E ovviamente me lo porto dietro perché sarà da applicare chissà quante volte in tutta la giornata. Ovviamente, come al solito, passaggi qua e là, quindi sì, adesso mettiamo il mascara, il 200 Vupa Pump, Vupa, stavo dicendo Vupa Pump, sì, ok, rovesciamo le parole. Io ho il 200, questo marrone bellissimo, e quindi metto lui. Sono indecisa se usare il Top Coat, qui intanto mi sono sporcata, ma sì, dopo puliamo tutto. Non so se usare solo appunto il Pupa Vamp o applicare il mio bellissimo top coat. E che il Pupa Vamp, questo bellissimo marrone, regala anche lui quest'aria delicata al make-up, quindi forse lascerò così. Io ho delle ciglia difficilissime, ragazzi, io non so come fare. Sono lunghe tutto quello che volete, ma non si incurvano neanche a pagarle. Mamma mia. Diciamo che va bene, dai. Diciamo che va bene. Perché io uso il top coat per incurvarle, ovviamente, per renderle più voluminose. Non che l'effetto del vamp non mi piaccia, ma che le mie ciglia sono un po' disgraziate, quindi non collaborano. Però dai, insomma, insistendo, piano piano, sì che poi non voglio un effetto troppo voluminoso effettivamente. Stiamo andando a un battesimo, quindi. Bella tatina! Bella, bella. Bella la nostra nipotina. E quindi direi che sì, va bene.
Va bene così. Non aggiungerei nient'altro perché blush l'ho messo, punto rosato, sempre che lui è molto delicato. E spero che vi sia piaciuto e che vi abbia divertito questo video, che vi sia utile per un make-up super delicato. Dai, intitoliamolo così, un make-up super delicato e buona domenica a tutti. Ciao!